Shalom a tutti, vi voglio dare il benvenuto oggi alla parashah di oggi che è 11 marzo 2023 e la parashah di oggi si chiama Chi ti sa, che vuol dire quando prendi. La porzione viene dal libro di Esodo capitolo 30 versetto 11 nel capitolo 34, versetto 35. La porzione profetica, l'Aftarà, viene dal primo re, capitolo 18, versetti 1 a 39. Sarebbe il rito Ashkenazita e Sefardita, il primo re, capitolo 18, soltanto versetti 20 a 39. E poi si può leggere Ezechiele, capitolo 36, versetti 16 a 38. Sarebbe Harsha, Nuovo Patto, Nuovo Testamento, ma leggiamo da Matteo, capitolo 9, versetto 35, fino al capitolo 11, versetto 1, capitolo 17, versetti 1 a 13, e poi Marco, capitolo 9, versetti 1 a 10, Luca, capitolo 11, versetti 14 a 20, Giovanni o Yohanan, capitolo 11, versetti 47 a 56, Atti, capitolo 7, versetto 35 fino al capitolo 8, versetto 1, Prima Corinzi, capitolo 8, versetti 4 a 13, e poi Secondo Corinzi, capitolo 3, versetti 1 a 18. Prima di iniziare vorrei aprire questo tempo in preghiera. Sono Rabbino Quintarel Frey. Grazie, Padre, per questo tempo di poter stare nella tua presenza e sempre studiare più di te e della tua parola. Io ti chiedo di insegnarci, aprirci il cuore per ricevere quello che tu vuoi insegnarci, darci occhi per vedere, orecchi per sentire. E tutto ciò che esca dalla mia bocca, sia per la tua gloria, dal tuo Ruach HaKodesh, nel nome di Yeshua. Amen. Quindi la prima cosa che vorrei parlare, questi due argomenti oggi sono un po' ripetitivi perché sono molto importanti. Il primo si chiama il favore del Messia. E alcuni lettori della Bibbia credono che prima del Nuovo Testamento e Parashah la grazia non esistesse, però se andiamo a vedere bene anche nella Tanakh, cioè nel Vecchio Testamento, si vede molto di questa grazia. Il Bere Hadashah, Nuovo Testamento, parla della grazia che Hashem concede alle persone attraverso suo figlio Yeshua. Quindi che cosa significa? Cos'è la grazia? Molti insegnanti definiscono la grazia come favore immeritato, ma questa definizione non è del tutto accurata. Ce n'è un po', diciamo, di verità. Alcuni lettori della Bibbia credono che prima della Nuovo patto, la grazia non esistesse. Immagino una falsa dicotomia tra legge e grazia. Però al contrario, la Torah parla spesso della grazia di Hashem. Ma quando noi andiamo a tradurre l'ebraico in italiano, di solito traduciamo la parola ebraica chen come favore. È la stessa parola e viene dalla parola greca, cioè sta dietro la parola greca charis. En charis, che traduciamo come grazia. Quindi nella Bibbia grazia e favore sono la stessa cosa. Mosè insistette che se avesse davvero trovato favore agli occhi di Hashem, Adonai non lo avrebbe mandato da solo a guidare Israele. Adonai rispose: la mia presenza verrà con te. Hashem ha promesso di accompagnare Mosè, ma non aveva promesso di accompagnare tutta la nazione. Il suo favore era su Mosè, ma non su Israele. Mosè rifiutò l'offerta, come sempre, ha rifiutato di separarsi dal suo popolo, ha implorato: se la tua presenza non viene con noi, non portarci via da qui. Ok? Quindi Esodo 33, 15.
si identificò intenzionalmente con l'intera nazione di Israele, così che se Hashem voleva trattarlo con qualche favore, doveva anche trattare tutti quanti, tutta la nazione, con questo stesso favore. Ho scritto in versetto 16: come dunque si può sapere che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e tuo popolo? Non è forse perché sei venuto con noi, così che noi, io e il tuo popolo, possiamo distinguerci da tutti gli altri popoli che sono sulla faccia della terra? Quindi, posizionandosi con Israele, Mosè mise l'Onnipotente in una posizione un po' scomoda. Se Hashem intendeva esprimere il suo favore a Mosè, doveva accordare lo stesso favore a tutti quanti con i quali Mosè si identificava così strettamente. Dopo tutto quello che lui ha fatto per portarli fuori dall'Egitto, sì, Hashem ha fatto tutti i segni, tutto quello che ha fatto agli egiziani per farli uscire, ma Mosè stesso fu lui a, diciamo, insieme a Adonai con la colonna di fuoco e fumo, però ha fatto tanta fatica per fare tutto questo lavoro, quindi a questo punto non credo che uno voglia rinunciare così. Anche se Hashem avrebbe detto: io inizio da capo con te e distruggo tutti quanti. Adonai accettò di estendere il suo favore per Mosè a tutta la nazione. Anch'io farò ciò di cui hai parlato, poiché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome. Versetto 17. Grazia, favore. Questa storia ci fa vedere come funziona la grazia di Messia. Questa storia dimostra anche che la grazia non è un dono immeritato. Notiamo questo, eh? Può essere immeritato, qualche volta non ce lo meritiamo proprio e Hashem ce lo dà lo stesso, ma qui è un dono meritato. Attraverso la sua vita giusta e la sua meritata sofferenza, Yeshua meritò il favore agli occhi di suo padre, essendo obbediente, senza peccato. Quando ci identifichiamo con Yeshua, lui si identifica con noi, dicendo: io e il tuo popolo, ci porta sotto il favore di cui gode dal padre. La grazia che noi riceviamo attraverso la nostra associazione con Yeshua potrebbe sembrarci un dono gratuito e immeritato, ma per lui non era affatto gratuito, ha sofferto, se lo è guadagnato e gli è costato la vita. Allora, lui ha negoziato per il perdono per noi, e questa è la seconda parte. Si ripete un po', abbiate pazienza, però, come vi ho detto prima, è molto importante capire. Mosè sapeva di aver trovato favore negli occhi di Hashem, identificandosi deliberatamente con la nazione di Israele. E lui ha esteso quel favore a tutti quanti. Dopo 40 giorni di digiuno nella sua tenda di convegno, non so se voi vi rendete conto che si spendeva parecchio tempo a digiunare. Mosè. E il corpo umano non può, se non è per la forza dello Spirito Santo, il Ruach HaKodesh, con l'aiuto di Hashem, non può andare oltre i 30 giorni senza mangiare. Muore, il corpo nostro muore dopo 30 giorni. Mosè iniziò a negoziare con Hashem dopo questi 40 giorni, sin dal peccato del vitello d'oro. Adonai non si era riferito a Israele più come suo popolo. Piuttosto erano il popolo di Mosè. Esodo 32,7 sta scritto: il tuo popolo, qua sta parlando Adonai a Mosè, che hai fatto uscire dal paese d'Egitto. Mosè, scusate, dall'altra parte rimase a favore, con favore di Hashem. Mentre lui negoziava per il perdono e per l'espiazione, ha puntato molto sul favore di Hashem per lui. Si è lamentato del fatto che, sebbene fosse rimasto col favore di Hashem,
si sentiva sfavorito perché gli era stato detto di guidare il popolo senza la presenza di Hashem. Io non so voi, ma quando io cerco di fare qualcosa senza l'aiuto, il favore, la presenza di Hashem, non vado da nessuna parte. Fallisce tutto. La parola ebraica, come ho detto prima, tradotto come favore, chen, può essere, come dicevo prima, tradotto come grazia. Così Mosè sostenne la misericordia e il perdono sulla base della grazia di Hashem verso lui. Come dicevo prima, Esodo 33, versetti 12 e 13, hai detto: ti conosco per nome, hai anche trovato grazia ai miei occhi. Allora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi conoscere le tue vie, affinché io possa conoscerti, così che io possa trovare grazia ai tuoi occhi. Considera anche che questa nazione è tuo popolo. Sulla base della lamentela di Mosè, Adonai cedette leggermente un po'. Mentre prima aveva dichiarato che non sarebbe andato con Israele mentre salivano dal Monte Sinai, ora adesso ha concesso che sarebbe andato con Mosè. Disse a Mosè: la mia presenza verrà con te e ti darò riposo. In Esodo 13, 33, versetto 14. Quindi non notiamo che il pronome tu è al singolare qui, perché come in italiano c'è tu e il voi, no? Non è come in inglese che you e you. You è sia plurale che singolare. Quindi qui il pronome tu è al singolare, qui in ebraico. Adonai ha soltanto promesso di andare con Mosè e dare riposo a Mosè. Infatti, se ricordiamo bene, dopo che il popolo più tardi hanno detto sempre: noi moriremo qui nel deserto, Dio ci ha portati qua fuori per morire nel deserto. Alla fine Adonai disse: va bene, morite tutti quanti, perché così dite, così sarà. A coloro che sono sopra 20 anni. Sotto 20 anni, meno male, non erano parte di questa morte. E lui disse: nessuno di loro entrerà nel mio riposo, non entrerà nel mio shalom, nessuno, tranne quelli sotto 20 anni. Quindi, qui, da riposo a Mosè, di andare con Mosè, non lo disse riguardo a Israele, né lo riconobbe come suo popolo qui. Mosè rifiutò l'offerta, parlando in prima persona plurale, ha detto: se la tua presenza non viene con noi, cioè sarebbe la vostra, non portarci via da qui. Non era adeguato per Hashem accompagnare Mosè. Aveva bisogno di accompagnare l'intero popolo. Mosè si identificò deliberatamente con il suo popolo, come vi ho detto prima. Era come se Mosè avesse detto: se vuoi mostrarmi favore e venire con me, devi mostrarci tutti quanti i favori, andare con tutti noi, perché io sono con il popolo. Mosè non accetterebbe niente di meno che la grazia per l'intera nazione. Sapeva di godere del favore di Adonai, ma non gli bastò. Ha cercato di includere la nazione nel merito del favore di Hashem per lui. Come vi dicevo prima, versetto 16: come dunque si può sapere che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo? Non è forse perché sei venuto con noi, così che noi, io e il tuo popolo, possiamo distinguerci da tutti gli altri popoli che sono sulla faccia della terra? Quindi lui si identificò con il popolo dicendo: noi, noi, oppure io e il tuo popolo. Non faceva più appello all'alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, come faceva prima. Non ha fatto più l'appello all'argomento cosa penseranno gli egiziani, come faceva prima. Ha fatto appello semplicemente al favore espresso da Hashem per lui. Per suo merito, agli occhi di Hashem, Mosè sperava di espiare per l'intera nazione. Era l'unica cosa che gli era rimasta come
con cui poteva negoziare. Adonai concesse di nuovo, rispose: farò anche questa cosa di cui hai parlato, poiché hai trovato grazia ai miei occhi. Grazie, favore. E ti ho conosciuto per nome. Versetto 17. Quindi Hashem accettò di perdonare la nazione, andare con loro e riconoscerli come suo popolo sulla base del suo favore per Mosè. Questa storia ci fa vedere il concetto hasidico del tzaddikismo, in cui il merito è il favore di una singola persona retta, possono essere estesi agli altri. Sulla base del grazioso favore di Hashem per un uomo, l'intera nazione ha ricevuto il perdono dei peccati e un ripristino del rapporto con lui. Per il merito della posizione di un uomo giusto con Hashem, a tutto Israele è concesso di stare con lui. Queste sono le meccaniche del Vangelo. L'ultimo Redentore è come il primo Redentore, che fa l'espiazione per l'intera nazione solo sulla base del suo merito. Stiamo parlando ovviamente di Yeshua HaMashiach. La storia ci fa vedere anche che il significato della parola grazia. Gli insegnanti cristiani a volte definiscono la grazia come il favore immeritato, come detto, di Hashem. Però, come detto al contrario, la grazia chen implica un favore meritato. Yeshua non poteva avere il favore del Padre se lui andava, veniva qui sulla terra e peccava. O se non avesse ubbidito al padre alla morte, non ci sarebbe stato nessun favore a lui. E qui stiamo parlando di Dio di Hashem. Credo che non ubbidendo avrebbe perso quel favore, no? Quindi qualcuno se l'è meritato. Il nostro giusto Messia ha meritato il favore di Hashem. E così noi possiamo averlo. Si è identificato con noi, come Mosè fece con Israele, in modo che potessimo condividere quel favore, sia gentile e ebrei. E questo, signore e signore, è grazia. Questo è il favore. Io non merito nessun favore. Io stesso, se fosse in me, io ho peccato nella mia vita tante volte, ovviamente. Ho infranto tanti dei 10 comandamenti, tante delle leggi di Mosè. Io ero arrivato al punto che volevo soltanto morire. Questa è la mia vita, perché pensavo che non ci fosse più speranza per me. Io ero in Yeshua, ma pensavo di aver sbagliato così tanto che meritavo solo la morte. Invece, Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo mi parlò, disse: non ti preoccupare, io ho ancora un piano per te, ce l'avrò sempre. Ma se mi dici sì, perché lui mi chiese: sei pronto a fare ciò che ti dico? Ti chiedo. A quel punto stavo senza niente, proprio niente nella mia vita. Avevo soltanto i vestiti che avevo addosso, nient'altro. A quel punto cosa devi dire? Sì o no? Ho detto sì, qualsiasi cosa che tu dici, ma di sicuro sul mio merito non meritavo nulla di questa grazia, di questo favore, solo perché ero in Yeshua. Potevo avere questa grazia, questo favore, perché Yeshua se l'ha meritato per me, e così per chiunque crede in lui. Bellissimo questo, no? Tanti parlano di tante cose, sento tanti discorsi da tante persone, ma alla fine nessun uomo è retto, nessuno può essere retto. Perciò anche Mosè ha peccato, eh? Ha ucciso un uomo. Se uno pensa, lui non era senza peccato, però ha fatto una vita retta, dice la Bibbia. Perché si è posto la sua fede in Adonai. Quindi chiunque posa la loro fede in Adonai, che è Yeshua, siamo retti anche noi. Nonostante tutti i fallimenti, tutti i peccati che abbiamo fatto,
Noi, nel sangue di Yeshua, nel nome di Yeshua, siamo retti, solo così. Grazie, Shabbat Shalom a tutti. E spero che vi sia gradita questo insegnamento. E come sempre, ci sono i link sotto per contattarci con domande, richieste di preghiera, eccetera, eccetera. C'è il link per Machasei su TikTok, che è il sito della Rebbe Zin, per avere consigli basati su principi biblici. Lei è un esperto, counselor esperto qui in Italia, quindi ha la licenza per fare questo. E poi c'è il link per tutte le nostre risorse gratuite, sempre. Non siamo qui per essere riconosciuti da nessuno, essere grandi, famosi. Dobbiamo solo servire Hashem come lui ci ha chiesto di fare. Ha detto: mettete tutto gratis sul sito, e così abbiamo fatto. L'unica cosa che, come hai detto altre volte, vendiamo solo i cuscini di preghiera che sono fatti a mano dalla Rebbe Zin, e i tamburelli qua dietro che vedete, li vendiamo. Sono le uniche cose che abbiamo in vendita. E dell'equipot che abbiamo in vendita costano pochissimo. Quelle sono le uniche cose che abbiamo in vendita. Ma tutte le nostre risorse sono gratuite per voi. Se c'è una risorsa che non trovate sul sito nostro, fatecelo sapere, perché cerchiamo di fare tutto, mettere tutto. Abbiamo fatto tante sidur messianiche in ebraico, traslitterato, inglese e italiano. Ci sono voluti anni per fare queste cose, quindi abbiamo fatto il nostro meglio. Se c'è qualcosa che manca, fatecelo sapere. Magari non so se avremo l'opportunità, il tempo di fare questa cosa tradotta come le altre cose, ma di sicuro troveremo almeno un link che vi può portare anche un altro sito per trovare ciò che vi serve, ok? E se volete sostenerci, c'è anche un link per quello, le donazioni. Per coloro che ci aiutano con questo, grazie, perché veramente senza di voi non ce la faremo. E portare davanti la parola del Signore e la salvezza in Yeshua al nostro popolo, l'unico nostro scopo. Grazie e Shabbat Shalom a tutti.